Adesso si parla di che cosa? Che arriva Pjanic. Allucinante, nato Pjanic, qualcuno dice che non è un giocatore valido. Potrebbe essere un sostituto in attesa che di Toni Pogba. No, no, non si può, non si può, non si può. È uno scarpone, no, non esiste. E questo è il punto. Cioè, ogni giocatore che viene proposto, i giornalisti si divertono sicuramente a fare queste cose qua. Nel momento in cui viene fuori una notizia di un nuovo giocatore, che magari è un giocatore che ha già giocato nella Juventus, si parte subito con la dirigenza che non vale un cazzo. Sono stanco di sentire che De Ligt, questo minchione di 20 anni, è andato via per colpa di Allegri, questo cazzo. E qualcuno dice che comunque per qualche motivo Bremer non è stato preso dal Bayern, e ci mancherebbe, anche perché prima si prende De Ligt vuole andarsene via lui, non perché il gioco di Allegri non gli andava bene. Ha avuto una proposta perché ha visto che l'anno scorso in Champions League il Bayern è una forte squadra, quindi ha voluto andare lì, ma non perché c'è Allegri. Tutte cazzate, tutte cazzate. Vorrei sentire dalle mie parole, dalle sue parole, quello che è effettivamente. Quindi non rompeteci i coglioni questo fatto qua. Bremer è arrivato, accontentiamoci, è un forte giocatore. Boh, basta, si vedrà. Ma non è possibile che tutte le volte che io apro un video, o che comunque vedo un video sugli altri canali, c'è solamente da parlare di merda, 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 merda contro la dirigenza e Allegri. Avete rotto il cazzo e io continuerò ad andare avanti in questa mia guerra, perché nel momento in cui inizierà il campionato e si vedranno dei risultati, speriamo tutti, chi è veramente tifoso Juventus, e nel momento in cui queste persone che stanno criticando continuamente, sia YouTuber Juventini che commenti di gente che segue i loro canali, e anche il mio, che mi stanno criticando perché difendo la società, momenti in cui cambierà la rotta, non voglio sentire niente, altrimenti mi sbatto fuori dal cazzo dal mio canale, perché a me essere coerenti è la prima cosa, io essere coerente lo so. Adesso credo alla società Juventus, credo in tutto quello che sta facendo, se sbaglierà sono il primo che andrà contro. Ma prima di incominciare a rompere ancora il cazzo dopo un anno di Allegri che ha sbagliato, adesso basta. Non volete più sentire questo, cambiate canale, date fuori il cazzo, a me di persone come voi non mi interessa. Alla prossima, fino alla fine.